E ora è il momento del ciclismo, caro Ciclismo, Renzo. Si è ciclismo. svolta la seconda Mountain edizione bike. dell'Ospedaletti Mountain Bike Classic, organizzata dal team BC Sport. Vediamo un po' il servizio, eh? Eh sì. Sentiamo. Dal numero dei partecipanti è già un successo. Poi il percorso si presta anche, il tempo è adatto per queste manifestazioni. Io mi auguro che la manifestazione questa sera avrà senz'altro da parte di tutti, giornalisti, partecipanti e dirigenti, una grossa soddisfazione. Richiamato molti concorrenti da tutte le parti d'Italia, si vedono i camper che ci sono lì imposteggiati e tutto. Abbiamo fatto un'ordinanza speciale per poter permettere in questa giornata particolare la sosta dei camper anche dove non era possibile. È bene agevolare. Fare in maniera che tutte le difficoltà siano superate con la collaborazione di tutti. Noi come comuni ci abbiamo messo la nostra parte. Per fortuna è piaciuto molto la salita forte, la discesa e tutto il percorso sotto il bosco è molto bello, un bel percorso, una bella gara, grazie. Percorso competitivo. Eh sì, tanto, forte, forte. 2 ore a tutta. 2 ore e 10 minuti, quindi 44 km. Eh sì, tutta, tutta, sai spingere tanto. Come hai trovato sui in montagna il tempo? Di là faceva più caldo che qua, però bello, bello, molto bello. Sei soddisfatto? Sì, certo. Vuoi dedicarla a qualcheduno la vittoria? E alla mia squadra, al Trek Torrevieles, e al mio compagno e alla mia famiglia. Sono stato prima un po' sfortunato perché sono caduto, ho picchiato le costole, ho avuto un po' male, ho dovuto rallentare, ho rotto un pezzettino, ma roba da poco. Poi ho cercato di recuperare, ho superato Zappa abbastanza vicino all'arrivo che aveva dei problemi con la pipa manubrio. Io sapevo di andare più forte in discesa, solo che con la caduta ormai pensavo di non riuscire più a prenderlo, invece la fortuna è stata dalla mia parte, via. Un giudizio sul percorso? Molto duro. Fisico, però a me è piaciuto, mi piacciono queste gare. Marco Zappa, terzo arrivato, 44 km, tutto di un fiato. Sì, gara durissima, ho fatto la prima salita insieme a Rendon e poi mi è andato via un po' nel tecnico e purtroppo mi si è svitato delle viti nella pipa del manubrio e ho dovuto rallentare un po' nei pezzi tecnici, però gara dura. Ben organizzata comunque perché il percorso era ben segnato e insomma bella gara, via. 2 ore e 15 minuti, 44 km, vuol dire che avete camminato. Sì, però diciamo rispetto alle gare degli ultimi tempi molto veloci, ne ho fatta una domenica scorsa, stesso chilometraggio 1 ora e mezza. Questa è tecnica e insomma è ancora la vera mountain bike questa. Marco Tempo ha organizzato una gara perfetta perché tutti i corridori sono soddisfatti. Io sono contento, però voglio precisare che la gara non l'ho organizzata solo io, perché sarebbe impossibile, ma l'ho organizzata con tutto il team BC Sport, con la mano, un aiuto grandissimo dell'Unione Ciclistica Sportiva Col di Rodese, il comune ci ha dato una grande mano, i ragazzi, tra cui Paolo Rondelli, che è qua a fianco a me, che ci ha dato una mano in tutta l'organizzazione. Sono contento che piaccia il percorso, so che è un pelino duro, però non abbiamo altre soluzioni, l'importante è che il percorso sia piaciuto. Sia piaciuto. 350 partecipanti da tutte le parti d'Italia. Sì, siamo contenti, aspettavamo qualche partecipante in più, ma non potevamo, come si dice, sperare in meglio, perché purtroppo siamo a Ponente, ma siamo troppo a Ponente. La gente per trasferirsi, per spostarsi qua, ha troppa strada da fare e allora non si riescono mai a fare i numeri che fanno le gran fonde in Piemonte e Lombardia. Questa è la seconda edizione, il percorso è stato cambiato dall'anno scorso. Allora, questa è la seconda edizione qui a Ospedaletti. Però è il terzo anno che organizziamo una Gran Fondo, è stato cambiato interamente perché abbiamo voluto concentrare tutto nella zona di Ospedaletti. Quindi il prossimo anno cambierà ancora? No, il percorso rimarrà questo, ma aggiungeremo quasi sicuramente un percorso corto con partenza da San Romolo per ovviare alla fatica della prima salita, che è impegnativa.